Consigliere, lei ha ricevuto diverse lamentele da parte di cittadini e di soggetti che hanno delle attività che insistono sul lungomare. Quali sono le lamentele più importanti e quali le proposte alternative? Ma diciamo che il senso unico sul lungomare, in particolar modo il tratto che va da via Matteotti fino alla Lido Conchiglia, presenta due criticità importanti, che uno che riguarda i residenti che si devono spostare dalla zona est verso la zona ovest della città per raggiungere in particolar modo Macchitella, e dopo le attività commerciali che insistono in particolar modo nel tratto che va dalla capitaneria di Porto alla Conchiglia, che negli ultime settimane hanno subito una sensibile riduzione dell'utenza e quindi degli incassi. È chiaro che dobbiamo raccogliere lamentele. Io quello che voglio dire è un invito che rivolgo al sindaco, che il confronto è il sale della democrazia. Quando si prendono delle decisioni e bisogna ascoltare la città, non è semplice ascoltare la città, però bisogna ascoltarla, sederci attorno a un tavolo e trovare una soluzione quanto più condivisa possibile. Consigliere, è vero che ogni questione è una questione importante, ma non ritiene che occuparsi per settimane di un senso unico di marcia sia un po' un paradosso in una città che ha un'economia veramente allo stremo e la città è in ginocchio da diversi punti di vista? Ricordiamo la vertenza Gela, ma mille altre cose. È un problema di viabilità complessiva, c'è anche qualche criticità che fa riferimento al tratto che va che costeggia la Villa Comunale. Io quello che dico al sindaco, perché dice ci sono le critiche ma anche le proposte. Una proposta che voglio fare è quella di ripristinare i vecchi sensi di marcia, quantomeno nel tratto del lungomare che va dalla Conchiglia alla Capitaneria di Porto. Sulla viabilità ci sarà una riunione che sarà convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, dottoressa Acia, e come Partito Democratico la prossima settimana nell'incontro con il direttivo e il gruppo consigliare prepareremo una mozione sulla viabilità della città. Cosa contiene questa mozione, consigliere? Critiche, ma anche delle proposte costruttive per cercare di venire incontro alle esigenze dei concittadini e dei commercianti.